Ciao, sono Frau Knamm e mi trovo a Giallo Zafferano per realizzare una ricetta insieme. Faremo oggi dei biscotti alla mandorla e al limone. Iniziamo con la pasta marzapane e versiamo un po' per volta il succo di limone in modo da ammorbidire il nostro marzapane e lo lavoriamo con le mani. Iniziamo ad ammorbidirlo e poi sempre un po' per volta aggiungiamo il nostro succo. Questo periodo che precede il Natale in Germania si usa proprio avviare una produzione di biscotti nelle case perché si regalano, è abitudine a regalarli agli amici, ai parenti e si fanno delle vere e proprie composizioni in scatole di latta con tantissime tipologie di biscotti, quindi sembra di stare nelle case, nelle famiglie, in dei laboratori di pasticceria. Una volta sciolta la pasta marzapane con il succo di limone, andiamo ad aggiungere gli zuccheri e quindi abbiamo lo zucchero semolato, lo zucchero a velo e lo zucchero di canna e li lavoriamo tutti insieme in questo modo. Ora, come vedete, la pasta marzapane è perfettamente ammorbidita, abbiamo una crema e solo quando abbiamo inserito bene gli zuccheri andiamo ad aggiungere poi la farina di mandorla. Aggiungiamo la farina e andiamo ora ad impastare e a mettere insieme il nostro panetto. Una volta formato il nostro panetto, prendiamo della pellicola, lo sistemiamo così, facciamo un bel rettangolo, avvolgiamo appunto il nostro panetto nella pellicola e lo lasciamo riposare per 30 minuti circa in frigorifero. A questo punto prepariamo la glassa per i nostri biscotti e quindi montiamo gli albumi insieme allo zucchero a velo. Versiamo gli albumi. Iniziamo quindi a montare gli albumi e solo in un secondo momento aggiungiamo lo zucchero a velo in modo da non appesantire la massa. A questo punto, quando l'albume inizia a montare, possiamo aggiungere lo zucchero a velo e lo aggiungiamo in due o tre volte. Montiamo quindi gli albumi con lo zucchero fino ad ottenere questa consistenza per circa 10 minuti e solo alla fine aggiungiamo il succo di mezzo limone in modo da ammorbidire la nostra glassa. La glassa che abbiamo realizzato la possiamo anche chiamare e viene comunemente chiamata ghiaccia reale. Questa è una curiosità perché sembra sia stata utilizzata per la prima volta per il matrimonio della regina Vittoria, quindi da quel momento lì è stata chiamata ghiaccia reale. A questo punto la nostra glassa è pronta e vediamo, questa è la consistenza che dovrà avere la nostra ghiaccia reale. Il nostro impasto ha riposato mezz'ora circa in frigorifero, ora lo dobbiamo stendere. Prendo della farina di mandorle, la metto sul piano di lavoro e inizio a stendere l'impasto per uno spessore pari circa mezzo centimetro. Cerchiamo di livellare il nostro impasto in modo che sia uniforme in tutte le sue parti. Questo è sempre importante per la cottura, perché avremo una cottura uniforme. E ci siamo. A questo punto versiamo la glassa sul nostro impasto e poi con l'aiuto di una spatola a gomito la stendiamo in maniera uniforme per uno spessore di circa 2 mm. Se ci avanza della glassa, la possiamo tranquillamente conservare coprendola con la pellicola, la conserviamo in frigorifero e la possiamo riutilizzare per dei biscotti o per una torta. Ora prendiamo la nostra placca su cui abbiamo steso un foglio di carta da forno e andiamo a coppare i nostri biscotti. Daremo una forma di mezzaluna. Allora, il consiglio è quello di togliere già un angolino dal nostro impasto, così che abbiamo già pronta la forma della mezzaluna. Ogni volta che uso il coppapasta lo vado a bagnare nell'acqua, di modo che è più facile poi togliere il biscotto. E andiamo a disporre le nostre mezzalune sulla placca. Chiaramente quando facciamo questi biscotti cerchiamo di avere meno spreco possibile, quindi andiamo ad occupare e a riempire tutti gli spazi. A questo punto facciamo riposare i nostri biscotti a temperatura ambiente per circa un paio d'ore. I nostri biscotti hanno riposato per un paio d'ore, ora possiamo infornare. Inforniamo a 140 gradi per circa 15-18 minuti. Dobbiamo guardare bene i nostri biscotti, devono avere un colore leggermente ambrato, quindi può variare da forno a forno. I nostri biscotti, mandorla e limone, sono pronti ed è arrivato il nostro momento preferito, quello dell'assaggio.
Vi assicuro che sono veramente buonissimi. Sanno di Natale, provate a farli.